Bene amici, benvenuti in un nuovo video. Proseguiamo con il vlog cosa vuol dire vivere in centro a Sanremo e oggi ci dedichiamo al come fare un picnic a Sanremo. Bene, perché essendo una città sul mare, comunque a due passi c'è anche la montagna, vero Ni? Sì. E adesso vi porto in una frazione di Sanremo che si chiama San Romolo, dove c'è un bellissimo prato, c'è anche un bellissimo alberghetto con il bar, il ristorante, una località fresca. Andiamo a prenderci un po' di fresco e a rilassarci un pochino e anche a vedere un attimino di stuzzicare se abbiamo tirare fuori due idee nuove per il canale mio, quindi Massimo Pellegrino, il mio canale, e il canale della Nin, che è Just Me Ilaria. Ilaria, mi raccomando, iscrivetevi anche al canale Just Me Ilaria che trovate in descrizione. Ma adesso è inutile stare a parlare, vi voglio far vedere un po' due immagini mentre saliamo del percorso e poi ci aggiorniamo quando siamo su a San Romolo, dove vi darò anche un resoconto di quanto tempo ci vuole ad arrivare, perché veramente in... A parte che forse c'è anche il pullman che sale su, credo. Sì, 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 ci sono c'è anche pullman. Oppure si può salire anche con o macchina o motorino, insomma è vicinissimo, 20 minuti ci vuole a salire, sì, più o meno. Adesso poi vediamo. Sono le 12:35, vediamo a che ora arriviamo su, senza correre, andando con calma. E vi voglio far vedere anche questa particolarità di Sanremo, perché comunque vivere a Sanremo è anche questo. Se si vuole staccare un attimo la spina dalla città, si ha la possibilità di andare in questi bellissimi posti e prendere un po' di fresco, soprattutto adesso che siamo al 1° di agosto e fa un caldo incredibile. Quindi ci vediamo dopo su a San Romolo. Ah, mi raccomando, vi facciamo partire ovviamente la sigla, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per le notifiche, mettere un bel like al video e commentate il video, che mi aiutate a crescere con l'algoritmo di YouTube e quindi a guadagnare più soldini e a portarvi contenuti sempre migliori sul canale. E niente, facciamo partire la sigla e ci vediamo dopo. Ciao! Una parentesi, questo che vediamo è un traliccio della vecchia funivia che collegava Sanremo a San Romolo, e la funivia partiva esattamente, la partenza era da Piazza Eroi, quindi da Piazza Eroi, quindi dove c'è il mercato, e proseguiva su fino a San Romolo. Peccato che non, alla fine è stata dismessa, perché secondo me sarebbe stata tutt'oggi, dimmi se sbaglio, è vero? Ah no, molto utile. Molto utile, sarebbe stata anche una bella attrazione turistica per far vedere ai turisti che vengono qua a Sanremo l'entroterra facendo un viaggio su questa funivia. Secondo me hanno fatto una grossa cavolata di smetterlo. Ovviamente adesso non sarebbe neanche più fattibile, perché nella traiettoria dove ci sono questi tralicci hanno poi costruito delle abitazioni, no? E quindi è un vero peccato. Però guarda, eccola lì, guarda, prendela anche da qui, grazie. Come vedete, questo traliccio, che è un pezzo della funivia appunto, che arrivava qui a San Romolo. Guardate che bella vista mare, è stupendo, eh? Cioè mica tutti i posti in Italia hanno delle viste così, eh?
Amici, quindi stiamo salendo a San Romolo e tra l'altro siamo quasi arrivati. Avete visto intanto alcune immagini del percorso che abbiamo fatto mentre salivamo. Abbiamo avuto anche fatto vedere anche uno scorcio di alcuni tralicci della vecchia funivia. Fatemi sapere nei commenti se volete sapere di più su questa funivia. Faremo una puntata dedicata dove parleremo della storia di questa funivia che unì, diciamo, coniungeva Sanremo alla località San Romolo. Siamo quasi arrivati, quindi proseguiamo col percorso e ci vediamo su in cima a San Romolo. A tra poco.
ci siamo qua a San Romolo. E come avete visto dalle immagini, il posto è stupendo. Siamo immersi nella natura. Qua c'è un bellissimo tavolino di legno con le panche. E ci sono anche giochi per i bambini. Poi comunque si può venire qua, uno si può venire a fare una grigliata, farsi un semplice picnic a 20 minuti dal centro di Sanremo. E come avete visto, qua è una zona veramente tranquilla, tra l'altro che giù c'è da impazzire dal caldo, mentre invece qui si sta veramente veramente bene. In più abbiamo pranzato al ristorante Dall'Ava, che è esattamente di fronte a dove siamo noi, dall'altra parte del prato, dove si è mangiato davvero bene, eh? Molto. Abbiamo preso un tris di... cos'era? Tartare? Allora era la tartare di manzo, sì, con la granella di pistacchio, sì, i friscioi, che sono le frittelle di baccalà, quelle alla Liguria, e poi c'era quel tortino di parmigiano. No, il tortino no, era di verdure. Di verdure con... poi c'era... la cialda di parmigiano. C'era una cialda di parmigiano croccante, buonissimo. E il parmigiano fuso sopra. Esatto. Poi il pane era buonissimo. Anche il pane. Un pan focaccia era, no? Quello tipo... che ci hanno portato. Mm? Sì, sì, quindi vi consiglio, quando venite qua, se non volete portarvi la roba da picnic, c'è anche questo piccolo ristorantino dove si può mangiare. E quindi avete visto che comunque qua, a due passi dal centro, in macchina, comunque ho il motorino, in moto, in Vespa, come volete, avete la possibilità di venirvi a fare una scampagnata. Ecco qua, come vedete da dove siamo noi, si vede tutto il prato e c'è un po' di gente che campeggia, si riposa. C'è anche odore di carne alla brace, vero? Sì. E di carbonella. E veramente lì stacchi proprio la spina, è veramente un bellissimo posto. Questo qui? Sì. È vero. Terrificante. Aspetta che lo... col grandangolare. Spaventoso. Ho fatto fare questo piccolo tour nella zona di San Romolo per farvi vedere che com'è possibile, nonostante uno viva al centro di Sanremo, in 20 minuti di macchina o motorino si arriva in questo posto magnifico, dove c'è una temperatura mite, si sta benissimo, un bellissimo prato, un sacco di panche, panchine dove potersi appoggiare per riposare o per mangiare, e stare anche sotto gli alberi, quindi all'ombra. È veramente un gran bel posto a pochi passi da Sanremo. Restate in contatto e sintonizzati sul canale, perché seguiranno altri video su altre località dove è possibile fare picnic nelle vicinanze comunque di Sanremo o nella zona della provincia di Imperia. Quindi noi adesso ritorniamo giù nel marasme, nel caldo di Sanremo, e mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per le notifiche, mettere un bel like al video e commentate il video, che mi aiutate a salire con l'algoritmo di YouTube e quindi a guadagnare più soldini e a portarvi contenuti sempre migliori sul canale. E da Massimo e dalla Nin, Just Me Ilaria, iscrivetevi al suo canale, link in descrizione, ci vediamo nella prossima puntata, ciao raga! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over